molto prima che il Buddha percorresse questa terra, si pensava che il nord della Birmania fosse abitato solo da animali selvatici e uccelli rapaci. Un giorno, l'aquila più grande e più antica della creazione ha sorvolato una valle. Da un lato, un enorme pezzo di carne fresca splendeva di un colore rosso brillante. L'aquila ha cercato di rimuoverlo, ma i suoi artigli non potevano penetrare la sostanza rosso sangue. Ha cercato come poteva, ma non è riuscita a strapparlo. Dopo vari tentativi ha finalmente capito. Non era un pezzo di carne, ma una pietra sacra e incomparabile, fatta di fuoco e di sangue della terra stessa. Questa pietra era il primo rubino del mondo e la valle era Mogok. Allora, questa collana di rubini che vi volevo mostrare, vedete, i rubini sono molto belli, sono sangue di piccione, che ha un colore, il più raro per dei rubini, vengono dalla Birmania. La Birmania, paese di oro e rubini, al confine tra mondo indiano e asiatico, attraversato dal Tropico del Cancro, raggruppa 44 milioni di persone, soprattutto buddisti. Nella capitale Rangoon, il grande tempio di Shwe Dagon fu costruito, secondo la leggenda, al tempio del Buddha. Nel corso dei secoli, i devoti offrirono l'oro e le pietre di cui è ricoperto. 5.448 diamanti, di cui uno di 76 carati, e 2.377 rubini del colore più bello decorano la parte superiore del tempio. Per la maggior parte queste pietre vengono dal nord, vicino al confine della Cina, nelle montagne inaccessibili. Sull'altopiano Shan, la pietra rossa viene estratta dai tempi della preistoria. Sulla strada dei rubini si trova Pagan, la pianura delle mille pagode. Una profezia è legata alla sua fondazione. Il Buddha disse un giorno: 651 anni dopo il mio nirvana, un grande regno nascerà in questo luogo. A partire dall'undicesimo secolo, non meno di 13.000 templi, pagode, stupe sono stati costruiti nei pressi del fiume Irrawaddy. Sette secoli dopo, un'alluvione portò via un terzo della città reale. Negli stupi e nei templi sono state collocate diverse offerte per il Buddha e talvolta gioielli. Alcuni commercianti di Pagan propongono queste pietre trovate tra le rovine dei templi costantemente ricostruiti e non esitano ad affermare, nonostante la loro ignoranza in materia, che provengono da Mogok, regno dei rubini. Nascosti da occhi indiscreti in un tempio, sotto lo sguardo del loro dio, essi svelano i loro tesori. Pigeon blood, no? Sangue di piccione. You know what is pigeon blood? Sai che cos'è il sangue di piccione? It's the best color. È il colore migliore. From Mogok? Del Mogok. Sì, del Mogok. Sono grosse pietre. It's difficult to find stone like that, no? È difficile trovare pietre così, giusto? But I think that's too expensive. Ma penso che siano anche troppo care per me. Sì, queste sono molto costose. Troppo belle per essere vere.
non abbastanza costose per le loro dimensioni eccezionali. Queste pietre possono ingannare molti creduloni. Il cammino dei rubini passa attraverso Mandalay, che è stata creata a metà del XIX secolo dal re Mindon. In questa città, degli scultori modellano statue di marmo bianco di Buddha. Questo stesso marmo sarà, per un capriccio della natura, lo scrigno delle Gemme Rosse. Il re ha fatto venire un'etnia indiana di astrologi per farsi predire il futuro, che è rimasta, nonostante il suo esilio organizzato dagli inglesi nel 1885. Hai due linee della vita molto marcate. Farà un viaggio a Mogok con successo e troverete delle cose preziose. Per avere successo, vi darò qualcosa che vi porterà fortuna. A pochi chilometri dalla città di Mogok, nel villaggio di Paolongji, comincia il commercio dei veri rubini. Solo piccole pietre sono scambiate o vendute tra i minatori e i mercanti. Alcune sono già tagliate per valorizzarle come rubini stellati, i cui aghi di ossido di titanio imprigionati nel materiale catturano e riflettono la luce sotto forma di stella a sei punte. Sono per lo più le donne che commerciano queste pietre. Questa pietra vale 40.000 kyat. Sì, sì, 40.000 kyat. Costa così tanto? Sì. Per Canasè ho scelto la terra per trovare delle pietre. Questa pietra è stata trovata setacciando la terra. Ai piedi degli sfruttamenti privati, nei rifiuti, donne e bambine cercano in Canasè. Si tratta di una tradizione che fa che le gemme trovate siano di proprietà dei cercatori. Essi non devono nulla al proprietario della miniera e non ci sono tasse governative da pagare per la vendita di queste pietre. Sotto il dominio britannico solo le donne erano autorizzate a raccogliere le pietre. Ogni uomo che si chinava verso il suolo, senza possesso di una licenza, poteva essere imprigionato. Le gemme trovate in questo modo sono spesso di piccola taglia e sono messe in bocca per non perderle. Questa usanza permette il furto e la vendita fraudolenta di molte pietre. In effetti, in uno sfruttamento scarsamente sorvegliato, un minatore può facilmente far cadere un rubino ai piedi del setaccio dove si svolge la ricerca in Canasè. La pietra sarà trovata da una figura fittizia e di diritto gli apparterrà. Mintu è un minatore, è qui per fare fortuna. Le miniere e la terra sono protette dagli spiriti. La gente di questa regione è molto superstiziosa, crede fortemente nel soprannaturale. Mintu fa loro delle offerte per attirarsi la loro benevolenza. Sono rappresentati da una noce di cocco circondata da banane e sono chiamati Nats. Ha sempre la speranza di trovare un rubino di grandi dimensioni, come questa leggenda che racconta di una donna anziana che un giorno di forte pioggia ha fatto la sua offerta e ha visto franare un pezzo di roccia sul suo cammino e proprio davanti ai suoi piedi era caduto un rubino grosso come un uovo di piccione.
Questo culto esisteva molto prima dell'introduzione del buddismo in Birmania. Ora ci sono 37 Nats, che sono eroi leggendari. Si fanno loro delle offerte per conciliare la loro buona grazia e calmare la loro collera. Essi sono venerati durante la festa chiamata Nat Pyu. Uno dei personaggi principali è la Nat Kadao, o spirito femminile, che va in trance ed esegue danze sfrenate per sedurre gli dei davanti ad una folla affascinata. Questo personaggio, spesso mascherato, dà il suo parere su questioni di vita quotidiana, mediche e persino spirituali. Questo culto animista è molto tipico della Birmania. La dimora dei Nat non è lontana da Pagan, su un antico vulcano, il Monte Popa. Tre anni fa, questo buco aperto era un villaggio tranquillo. Un giorno, un uomo ha scavato un pozzo e trovato dei rubini. Le case sono state smantellate e ricostruite un po' più lontano. Scavi frenetici cominciarono in una terra ricca di gemme depositate nel corso di migliaia di anni dal deflusso delle acque e dai fiumi, ora deviati. Qui si chiama il Bayon. La terra è raschiata, scavata e poi trasformata in fango grazie all'acqua del monsone. Questa preziosa miscela viene pompata. Ritorna su dei setacci giganti che consentiranno il recupero della ghiaia gemmifera che forse farà la fortuna del proprietario della miniera e dei suoi dipendenti. In effetti sono nutriti, ma la loro remunerazione è una percentuale sulla loro scoperta. In serata l'acqua viene chiusa. Sotto l'occhio vigile del responsabile, i minatori ordinano le pietre più grandi. Il rubino è raro, non se ne trovano tutti i giorni. E le pietre eccezionali sono ancora più rare. Le pietre più piccole sono raccolte più in giù. Vengono portate in un setaccio, poste su un tavolo e scelte sotto controllo adeguato. Circa un po' meno di 60 milioni di anni fa, al momento in cui si è formato l'Himalaya, la risalita del magma attraverso delle faglie sulla superficie della Terra ha esposto le impurità ricche di alluminio e di ossigeno a delle alte temperature. Questo fenomeno darà la nascita al rubino di Mogok. Sotto l'azione degli agenti atmosferici, il marmo, che gli serve da sfondo, si disintegra. I corsi d'acqua trasportano i cristalli di rubino più resistenti e più densi e li immagazzinano in cavità naturali nelle valli, che saranno le aree prescelte dai ricercatori. Si tratta di sedimenti alluvionali. A Magok, la mattina e la sera, si organizza un mercato dei rubini. Le pietre, un po' più grandi, saranno vendute tra la gente del posto. Sono ancora le donne che sono principalmente destinate a questo compito. Tutti gli orari sono scelti bene, perché la forte luce rosa dell'alba e del tramonto valorizza la pietra rossa, accentuata dai piatti di rame delle venditrici. Su questi mercati, un altro pericolo può indurre in errore gli acquirenti, lo spinello, una gemma che è molto simile per colore e composizione chimica e gli stessi giacimenti al rubino. Un tempo si chiamava la scopa rubino. Sulla corona imperiale d'Inghilterra, il principe nero, rubino messo vicino al diamante Cullinan, è semplicemente un superbo spinello. A Mogok,
Chiunque può fare fortuna. I sedimenti ricchi di gemme che scendono dalle montagne circostanti seppelliscono gli edifici della valle. Quando piove molto, tutte le case sono allagate. Anche i terreni sono allagati. Ma quando la pioggia è abbondante, si trovano pietre facilmente ovunque per strada. Le donne che non hanno venduto tutte le loro pietre al mercato ne fanno commercio con i mercanti più importanti, come il dottor Sao Nau Wu. Alcune di queste persone sono essi stessi commercianti. Alcuni sono intermediari e comprano le pietre agli altri e le rivendono. E minatori che trovano pietre nella miniera vengono qui a vendere essi stessi. E voi? Io compro le pietre. Ho anche una miniera e minatori che lavorano per me. Ci sono anche persone come voi che possono venire e così io vendo direttamente. Ogni tanto compro a queste persone. I mercanti usano intermediari non solo per vendere le pietre, ma anche per ottenere informazioni sul valore delle gemme, le loro recenti scoperte e i prezzi a cui sono state proposte in modo di fare un'offerta il più possibile vicino alla realtà. Allora, quanto? 8.000 cat. When I was practicing in a small village with the... Prima ero un medico in un piccolo villaggio in cui ho dovuto fare di tutto. Ho preso cura sia dei malati, così come anche degli incidenti minerari. E tutto questo per 450 chiat al mese. Una volta ho trattato un minatore ferito e mi ha proposto di assumere una partecipazione nella sua miniera. Dopo un mese ho trovato una pietra di 300.000 chiat per me. La differenza è stato uno shock enorme. Sono passato da 450 chiat a 300.000 chiat al mese. Huge difference in money, because I can earn only 450 per month, and then only in one month it was 300.000 chiat. So difference that attracts me, infects me. Questo mi ha talmente scioccato e naturalmente interessato, e quindi mi sono dedicato a fare il minatore. Questo virus mi ha contaminato per sempre. I minatori tirano fuori il marmo bianco dalla galleria per romperlo alla luce del giorno. Ogni blocco può contenere il prezioso minerale. Un uomo di fiducia si incarica di questo compito. È molto, molto, molto bello e anche di buona qualità. Intrufolandosi nei cunicoli delle gallerie di centinaia di metri di profondità, gli operai si avvicinano agli strati di marmo. Ora sono vicini al luogo dove si formarono i migliori rubini del mondo. Questi rubini che a volte vedono solo per pochi istanti, questa fortuna portata di mano che evapora furtivamente in terre lontane per riempire scrigni per sempre chiusi o ancora meglio per accompagnare una bella donna. Bisogna rompere molto per trovare quello che viene chiamato un deposito primario. La concentrazione delle gemme è meno pronunciata che non nel Bayonne. In queste gallerie senza ventilazione, la polvere non impedisce all'occhio esercitato dei minatori di individuare eventuali pietre rosse. Il rubino è la pietra più preziosa, anche più del diamante. Le teste coronate d'Europa non hanno mai fatto meno di avere una pietra rossa sulla parte anteriore della loro corona, in ricordo della sofferenza e del sangue di Cristo. Quando troviamo una pietra di 20 carati di un bel colore, essa può raggiungere un prezzo astronomico, anche se non è del tutto pura. Una scoperta unica a volte permette al proprietario di ripagare il suo investimento per molti anni, ma sa per esperienza che possono passare alcuni mesi prima che egli trovi una pietra.
Quanti carati? Circa 20. Quanto costa una pietra così? Questa pietra? 1.300.000, credo. 1.300.000? Dollari. Dollari americani. Si è soliti trovare sangue di piccione qui? Non molto spesso, una volta ogni 6 mesi. A volte ci vogliono 2 o 3 anni per trovarne una molto bella. Che meraviglia! Si utilizza anche la dinamite per rompere la roccia madre più velocemente. Qui non c'è detonatore. La fabbricazione dell'esplosivo è artigianale. Questo mezzo d'estrazione è dannoso per l'uomo, ma anche per i rubini, che a volte si sbriciolano durante la deflagrazione. I blocchi di marmo derivanti da questo tipo di operazione, dopo essere stati minuziosamente controllati, vengono gettati fuori dalla miniera. Nella valle di Kiaoxan, le donne e i bambini cercano in modo canassè in questi blocchi. A volte il dottore compra le loro pietre. Signora, ci potete mostrare quello che avete? Avete delle piccole pietre? Avete trovato questo oggi? Sì, sì, l'abbiamo fatto insieme. Quanto? Mi fa un buon prezzo. Me li vendi a 1.500 kyat. No, non è possibile. A 1.500 non le possiamo vendere. 3.000? 3.000 kyat, d'accordo. 3.000? Cosa ne pensi? Ok? Va bene, 3.000. Spero che troverete delle belle pietre per poterle vendere e fare un sacco di soldi, per non avere debiti da pagare. È la cosa principale, grazie. Grazie molto. Avete fatto un buon affare. Bene, arrivederci. Arrivederci. In questo stile di ricerca in canassè è più facile trovare grossi massi che non nei depositi alluvionali, dove i setacei hanno bloccato tutte le gemme importanti. Un semplice martello può consentire al minatore di trovare un rubino eccezionale, ma le scoperte sono ancora molto incerte. Dove andiamo, dottore? Andiamo a trovare uno scaldatore di pietre. A Mogok i minatori non trattano le pietre, non le riscaldano per aumentare la qualità del colore. Questo processo consente di moltiplicare il prezzo di una pietra per 10.
Ma i minatori sono superstiziosi e pensano che questo tipo di manipolazione porterà sfortuna alla loro miniera e alle loro famiglie. Solo i mercanti utilizzano questo trucco. I rubini di Mogok sono anche difficili da riscaldare. Spesso contengono inclusioni che risentono del calore. Per fare le pietre più belle utilizziamo un prodotto che proviene dalla Thailandia. Non vorrei dirvi il nome, ovviamente. È un nostro segreto. Possiamo mostrarvi come le riscaldiamo, come mettiamo il prodotto, è tutto. Il colore ha una grande importanza nel valore dei rubini. Quando la pietra viene riscaldata diventa molto vivace e brillante. Per avere una pietra preziosa, la pietra deve essere riscaldata per 45 minuti. La pietra diventa allora più bella e aumenta il suo valore. In un primo tempo la pietra era nera e una volta scaldata diventa ancora più brillante rispetto a prima. I rubini di questa regione sono molto fluorescenti, in rosso, ai raggi ultravioletti, senza pari nel mondo delle gemme. Ci sono parecchi colori, il più ricercato è il sangue di piccione. Poi il Yong Tui, il sangue di coniglio, un po' più scuro. Quindi il Bokia Ik, un rosa molto caldo, soprannominato il preferito dagli inglesi. Poi il Le Kao Shit, un rosa chiamato qualità bracciale. E infine l'ultimo rosso scuro chiamato Kalango. Un indiano piangerebbe. Questi sono ovviamente i colori meno interessanti da scaldare per avvicinarsi ai migliori. Le piccole pietre sono tagliate qui. I tagliatori ne tagliano un gran numero ogni giorno, il che richiede grande abilità e una vista molto buona. La pietra è incollata a caldo su un bastone di bambù con della cera. Forme e dimensioni non sono cambiate da generazioni. Le macchine sono manuali. Il bastone di bambù è attaccato a un pezzo di legno che permette di determinare gli angoli delle faccette. Ad ogni manipolazione l'artigiano controlla il taglio. In questa città si è tagliatori di padre in figlio. È un lavoro che richiede grande abilità. Perché non solo è necessario tagliare perfettamente la pietra, ma anche ricavare il meglio dalla pietra grezza, evitando le inclusioni e trovando l'asse che rende meglio il colore. Le pietre tagliate a Mogok sono destinate al mercato locale. Dei gioiellieri montano dei gioielli tipicamente birmani. Trasformano l'oro puro a 24 carati in una lega a 22 carati meno morbida. Dopo averlo fuso e laminato, fabbricano delle montature.
Il gioielliere usa anche zaffiri blu. Della famiglia dei corindoni come il rubino, meno raro, è colorato da ossidi di ferro e titanio. Le donne birmane sono molto eleganti e a loro piace indossare gioielli che rappresentano la loro fortuna. Permettono di proteggere i loro soldi in una forma facilmente trasportabile. Usano anche dei cosmetici tradizionali come il tanaka, che protegge e ammorbidisce la pelle. La polvere, utilizzata con dell'acqua, viene estratta da un ramo di un albero che si usa su una pietra. Verso le 5 del mattino, prima ancora che l'attività riprenda nelle miniere, i monaci si recano a chiedere il loro cibo ai contadini. Non hanno diritto di lavorare. Essi guardano con grande saggezza e una sorta di distacco l'emozione creata dal rubino. Un giovane ragazzo birmano sarà considerato buddista solo quando il suo rito di iniziazione verrà eseguito. Si chiama noviziato. Per tutto il giorno sono vestiti come il principe Siddhartha Gautama, che divenne il Buddha. Le loro famiglie li conducono a dorso di elefante al tempio, dove dovranno rinunciare a tutti i beni terreni dopo aver adottato le regole monastiche. Tutti i birmani soggiornano per qualche settimana o alcuni anni in un monastero che sono liberi di lasciare in qualsiasi momento. Si attengono a tre regole fondamentali: a rinunciare a qualsiasi possesso, giurare di rispettare ogni forma di vita e rimanere casti. Tutto questo è in evidente contrasto con la ricerca delle pietre e la follia che esse possono creare, come illustrato dalla leggenda del Ga Mauk. Ga Mauk ha trovato un rubino, gli ha dato il suo nome. La pietra era divisa in due da una fissura. Una parte è stata donata al re, l'altra parte è stata venduta da un commerciante all'imperatore della Cina. Questo ne fece parte al sovrano birmano, che si rese conto che le due pietre si assemblavano perfettamente. Pazzo di rabbia e consapevole della falsità di Ga Mauk, lo fece uccidere con tutta la sua famiglia. Si dice che dal lato della strada dove la tragedia ha avuto luogo non si trovano più rubini. Ancora più che al re, i minatori fanno offerte al loro dio. Alcuni Buddha troneggiano sulle montagne dei rubini. Questa frenesia di ottenere di più, grazie alla loro devozione, fa loro donare alcuni pezzi eccezionali come questa statuetta in zaffiro di 50 carati. Ma come in qualsiasi comunità, alcuni cercano il trucco e offrono pietre false. Questo Buddha di rubino non è altro che un vetro dipinto. Non si inganna un dio. Esso ti offrirà 10 volte quello che hai donato. A te la scelta. Con questa offerta a Buddha, al suo insegnamento e ai suoi discepoli, si può avere la possibilità di raggiungere il Nirvana. Nella vita il dono è una buona azione per tutti,
I vostri desideri si avvereranno grazie a questo merito. A Mogok si parla di rubini, di zaffiri e altri tesori al mattino, durante il pranzo, al pomeriggio, alla sera e di notte li sogniamo. La follia degli uomini, accesa da secoli in questa regione, è tutt'altro che estinta. Dall'altra parte delle grotte avevamo trovato un grosso sasso, moltissime pietre. Sayadaw Witokeda sa che la sua pagoda è arroccata su un picco di marmo bianco molto ricco di rubini, al centro delle miniere più prospere della regione dove si trovano le pietre più grandi. La sua pagoda, chiamata Kyauk Pyat Tart, è leggendaria e riverita da tutti. Si narra che un re indiano, Ashoka, nel IV secolo a.C., aveva invitato dei missionari a costruire 84.000 pagode e pozzi d'acqua in tutto il mondo. 6 anni fa l'ambasciatore del Nepal è venuto e ha riconosciuto in essa l'ultima pagoda che mancava al suo censimento. Questo posto è magico. Una volta un serpente ha passato diversi mesi nella parte superiore della pagoda a meditare. Poi migliaia di farfalle sono venute a coprire la parte superiore del tempio. Nonostante il suo formale divieto, degli uomini hanno scavato sotto il picco roccioso per strappare alla collina sacra dei rubini. Nelle faglie naturali, scavate dal deflusso delle acque, il monaco nota le tracce fresche della ricerca. La follia della pietra li rende sprezzanti di qualsiasi pericolo. Venite, venite, è là. Venite, venite. In queste grotte, oltre al divieto formale di ricerca, aleggia una vecchia leggenda su questi luoghi sotterranei. Sarebbero gelosamente custoditi dai draghi. È incredibile, e le persone qui credono che siano i denti di un drago. Sì, lo credono, ma non in modo scientifico. All'interno, alcuni si erano rotti, lasciando un grande buco in cui si trova uno spinello. The people from here believe very powerful dragon. And then that's I. E sì, la gente qui crede a un drago molto potente, che è chiaro che vive nel buco della miniera, perché troviamo sempre e ancora gemme, anche se scaviamo senza sosta da anni. Mines digging again and again, we found inside. Questo famoso dente del drago non è altro che un dente fossile di un erbivoro oggi scomparso. Qualche tempo fa gli abitanti del villaggio hanno trovato un dente come questo in una miniera e hanno chiuso l'ingresso con una pietra per paura che il drago venisse a distruggere il loro villaggio. Vedere belle pietre anche a Mogok non è facile. Spesso i ricchi proprietari le nascondono e le mostrano solo agli addetti ai lavori e amici di cui hanno piena fiducia. Qui potrete vedere alcuni pezzi eccezionali. Uno zaffiro di 42 carati del colore più bello. Questo fiume di rubini di 22 pietre di 6 carati ciascuno, sangue di piccione, non ha prezzo. Alcuni grandi gioiellieri ci mettono anni per abbinare due pietre dello stesso colore.
questa parure ne ha 22 identici e del colore più bello. La leggenda vuole che fossero dei prigionieri esiliati nella giungla del re birmano, che trovando dei rubini gli hanno comprato la propria libertà. Questa terra apparteneva al principe Shan, ma il re, vedendo tali ricchezze, semplicemente annesse l'area e diede in cambio una terra meno ricca allo sfortunato principe. Nel XVI secolo il re decretò che tutte le pietre con un valore superiore a 2000 rupie fossero di sua proprietà. Qualsiasi disobbedienza era punita con la morte. È per questo motivo che durante l'annessione dell'Alta Birmania per mano degli inglesi nel 1885, gran parte della popolazione aveva disertato. Ok, don't rain today, eh? Durante l'epoca coloniale è la Burma Ruby Mines che ha sfruttato il rubino, ma senza grande successo. Oggi degli operatori privati birmani affittano delle concessioni alla Myanmar Gems Enterprise. I maggiori produttori sono lo Stato attraverso la stessa società e l'esercito con l'Unione delle Società Economiche del Myanmar, un'impresa privata di proprietà militare. Curiosamente l'esercito fa concorrenza al governo che lo controlla. Le miniere dell'esercito sono industrializzate. Usano mezzi tecnici come bulldozer e dei camion per recuperare le gemme. Il bayon è lavato con getti d'acqua ad alta pressione. Il fango, ricco di gemme, cola in un locale su dei setacci altamente controllati. La selezione viene fatta d'occhio nudo, senza strumento ottico, da parte dei militari. La produzione giornaliera sarà inviata a Rangoon per essere venduta ad una delle due vendite annuali dell'Emporium. Oltre il 50% del totale della produzione di rubini di questa regione sfugge alle tasse governative e lascia il paese in maniera illegale. Nelle strade e nei mercati di Rangoon è comune trovare venditori che attirano i turisti per offrire loro delle pietre. Le pietre proposte sono montate su un metallo giallo che non è oro.
Oui. D'accord. C'est une grosse pierre. È una grossa pietra? L'hai pagata combien? Quanto l'hai pagata? C'est pas cher, hein? $500. Non è molto per una pietra di queste dimensioni. Sto cercando di vedere se ci sono delle inclusioni o qualcosa per vedere se è vera o falsa, ma credo che ti deluderò un po'. È una pietra falsa. È un classico. Per la strada succede spesso. È fastidioso perché ce ne andiamo domani. Avete comprato una pietra che vale $5. $5? Sì, questo è chiamato un diamante francese. È una pietra che è fatta con un processo Verneuil, è un rubino sintetico. In Francia, alla fine del secolo scorso, il signor Verneuil ha inventato questo processo industriale simile all'alchimia. Da una polvere bianca di allume, arricchita di ossido di cromo che dà il colore rosso, si ottiene, dopo calcinazione, dell'ossido di alluminio, la materia prima del rubino. Questa lumina viene filtrata e conservata. Si prepara un germe rubino che si posiziona in un forno dove l'apporto di idrogeno e ossigeno creano una fiamma innalzando la temperatura a 2050 gradi centigradi. Attraverso un dispositivo a imbuto, un piccolo martello fa cadere la polvere di allumina in una fiamma che la fonde. È importante mantenere la temperatura costante perché una differenza di un solo grado modifica la cristallizzazione. La polvere bianca fusa cade sul germe e inizia la cristallizzazione. L'alchimia comincia. Là dove la natura impiega milioni di anni, un uomo ci metterà 16 ore per creare un rubino sintetico Verneuil. Un colpo di sega evita l'esplosione del cristallo e rilascia le tensioni causate da un raffreddamento troppo rapido. Queste repliche perfette della natura sono destinate alla bigiotteria, all'orologeria, per i laser di fascia bassa e strumenti di misura di precisione. 2 tonnellate di rubini escono ogni anno da questa fabbrica, che è l'unica in Francia. Qui non c'è niente di sintetico. La vendita dell'Emporium riunisce 2 volte all'anno i più grandi rubini della produzione ufficiale. Più, commercia in grosse pietre. Viene ad ogni asta per determinare le pietre che la interessano. Il rubino è molto duro, è quasi indistruttibile. Solo il diamante lo può incidere. Gli Hindu lo considerano come la pietra più importante e lo chiamano in sanscrito Ratnaraj, la regina delle gemme. Alcuni anni fa, un rubino di 52 carati, sangue di piccione, di qualità eccezionale, è stato venduto qui per $6 milioni a un cinese. Gli acquirenti sono per lo più birmani e thailandesi. Il prezzo di partenza è determinato da un esperto. Più ha fatto la sua offerta.
11:31, one bid. Any more bids? Reserve price 15,200. Purtroppo, la pietra è andata in altre mani. Penso che la cosa migliore sarebbe che lo provaste per vedere se va bene su di voi. Ve lo metteremo attorno al collo immediatamente. I rubini sono estremamente... sono sangue di piccione, che è il colore più bello per dei rubini, e sono birmani, che è una garanzia di eccellenza per i rubini. Spesso i mercanti birmani dicono che vedere un rubino sangue di piccione è come vedere il volto di Dio.